Salve a tutti, il make-up di oggi è molto particolare e non è molto portabile perché come vedete è più un quadro alla fine che un disegno, che un vero e proprio trucco. Mi sono ispirata a questa foto qua di Katie Alves e ho provato a fare un tutorial, ma mi piace molto molto di più l'originale rispetto alla mia, anche perché lei ha usato dei colori sicuramente apposta, non ha usato degli ombretti in polvere come ho utilizzato io, e soltanto che non ce li ho. Avevo pensato di utilizzare le tempere, ma non mi sembrava il caso. Vabbè, spero che il risultato vi piaccia, anche se a me mi piace molto 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 di più l'originale. E niente, spero che lo troviate interessante. Ciao! Applico il Premier Potion dell'Urban Decay su tutta quanta la palpebra fissa e mobile e lo applico fino sopra le sopracciglia. Poi metto due pezzi di scotch, uno che va dalla fine dell'occhio al sopracciglio, mentre l'altro pezzo di scotch andrà dalla fine dell'occhio rimanendo più basso rispetto al sopracciglio. Adesso prendo dalla palette della Fallen con un pennello molto molto piccolo del giallo, spalmo per bene il mio primer e inizio ad abbozzare quella che poi sarà la luna. Adesso prendo un blu abbastanza scuro dalla mia palette della Fallen con un pennello blu e lo applico tutto quanto intorno alla luna. Adesso prendo questo qua che è un blu molto molto scuro della Urban Decay che si chiama Gorgeous lo applico sopra il blu azzurro che avevo applicato prima. Adesso prendo un pennello per sfumare, questi qui sono della linea che ha fatto la Essence, i due pennelli che sono usciti, insomma, e applico questo bianco tutto quanto attorno alla luna per schiarire, diciamo, per dare proprio l'effetto luce. E poi prendo il pennello che avevo utilizzato prima con il blu e ripasso un pochino la parte vicino all'occhio. Adesso con un altro pennello da sfumatura e un altro sempre della Essence, prendo un po' di nero, lo metto vicino al dotto lacrimale e lo trascino sopra la piega dell'occhio e lo trascino prendendo un po' di blu. Adesso con l'eyeliner liquido nero inizio a fare praticamente il terreno che poi dopo andrà a formare la collina dove c'è sopra Jack. Lascio asciugare un po'. E adesso faccio Jack, ma vi avverto già da ora che il mio Jack è venuto tozzo, cioè è venuto grasso e basso, ma pesantemente grasso e basso, soprattutto basso. Adesso faccio la staccionata. Prendo l'eyeliner bianco della Kiko e faccio dei piccoli pallini bianchi.
con un arancione e un pennello abbastanza piccolo, copro, diciamo, questi pallini bianchi per dare l'effetto luce. Applico un po' di mascara, questo qui è il Multi Action False Lashes Mascara della Essence. Scusate, la pronuncia di mascara mi è venuta un po' l'inglese, perché ho già editato il video in inglese, quindi... Vabbè, non perdiamoci in chiacchiere, prendo dell'ombretto blu sempre dalla palette della Frohlen e riapplico un po' di primer perché mi si era un po' asciugato e continuo applicando l'ombretto blu su tutta quanta la palpebra arrivando fino alle sopracciglia. Riprendo il mio ombretto della Urban Decay, Gadgets, questo blu che devo dire mi piace davvero molto, è molto pigmentato e la stesura è davvero davvero ottima. E poi questi brillantini sono favolosi. Comunque prendo un po' di nero, lo riapplico all'inizio dell'occhio e anche qui lo trascino nella piega. Poi con un po' di bianco lo applico vicino al nero e un po', vedete, un po' su tutta la palpebra e poi ripasso con il pennello un po' sporco, diciamo, per trascinare la linea e sfumare ancora di più. Adesso prendo nuovamente l'eyeliner della Kiko e provo a disegnare zero. È venuto un po' troppo grande per i miei gusti, zero. È poco fantasmoso. Comunque questo eyeliner è waterproof e se non applicate un ombretto sotto per mandarlo via dalla pelle è davvero davvero difficile. L'avevo utilizzato per fare un tutorial di carnevale e mi sono rimasti i baffi sulle guance. Poi faccio il naso con un po' di ombretto rosso su zero, intanto il video va, io chiacchiero a bambera e l'occhiettino glielo faccio con l'eyeliner nero. E adesso faccio nuovamente, diciamo, il terreno. Scusate, sono finita fuori dall'inquadratura, ma non è una novità. E adesso faccio praticamente l'albero in cui poi ci andrò a disegnare le case sull'albero. Disegno nuovamente la staccionata e lascio un po' di spazio perché poi dopo dovrò andare a disegnare il cattivotto del film. Intanto faccio qualche piccolo ramo per dare proprio l'idea di albero. E ora qua mi sono dimenticata di registrare questo pezzo perché era salita sulla mia nonna, mi aveva fatto 20.000 domande. E mi sono dimenticata di farlo ripartire. Comunque ho abbozzato soltanto, diciamo, il cattivone di cui non ricordo il nome. Anzi, se vi ricordate il nome, scrivetemelo qua sotto, per favore. E lo coloro prima con un po' di verde e poi con un po' di giallo e faccio occhi, naso e bocca. E adesso vado a, diciamo, a ripassare di bianco quelle che poi saranno le luci, quindi dovrò ricolorare di arancione. L'arancione è sempre della palette della Prolen, è un arancione molto molto chiaro. Adesso faccio, diciamo, la decorazione che era sopra la casa, aggiungo qualche rametto.
ne aggiungete, naturalmente più carino sarà l'effetto. Riapplico un po' del solito mascara della Essence e prendo un azzurro molto molto chiaro e tampono un po' perché mi sono accorta che l'occhio era venuto abbastanza scuro. E questo qui è il trucco finito e spero che vi piaccia e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e di commentare. Per qualsiasi domanda sono a vostra completa disposizione. Ciao! PS, questa immagine rimarrà ferma fino al minuto 14:51, in modo che così, fregando vagamente YouTube, io riesca a mettere l'anteprima che voglio. Scusate per le mie fisse, ma dai, è inutile. Cioè, che io metta. Se voglio mettere un'immagine, perché YouTube non me la fa mettere solo a quelli che hanno la partnership? Cioè, mi sembra una cavolata. Alla fine, per quale motivo non posso sceglierla anche io? Quindi l'unico metodo che ho trovato è questo per ora. Se voi avete qualcosa da consigliarmi o da dire, fare qualsiasi cosa, scrivetelo sempre sotto. Ora vi saluto davvero. E vi lascio per quasi 4 minuti con questa immagine. Ciao!